Abbiamo la novità recente proprio di pochi minuti fa che sono arrivati i tecnici della provincia sul posto a constatare gli ultimi danni verificatisi dopo l'infiltrazione dell'acqua e da lunedì i ragazzi, insomma, non hanno fatto, stanno facendo, stanno portando avanti la loro contestazione da un certo punto di vista legittima perché effettivamente erano stati effettuati i lavori sulla copertura della terrazza nell'impermeabilizzazione, però purtroppo alle prime acque si è verificata nuovamente l'infiltrazione di acqua. Ovviamente con la provincia siamo in stretto contatto, le lettere che mando ufficialmente praticamente sono state già diverse da lunedì a oggi e finalmente oggi sono arrivati i tecnici. Guardi, prendiamo atto del fatto che la provincia ha ritenuto di voler inviare i tecnici, i quali hanno fatto un ulteriore sopralluogo e sono stati annunciati alcuni interventi che dovrebbero risolvere il problema, nel senso che si spera che la prossima volta che pioverà l'acqua non andrà, come è accaduto l'ultima volta, a confluire all'interno delle aule. Comunque noi ne prendiamo atto con soddisfazione e siamo contenti per questo, tuttavia è evidente che c'è un problema di carattere strutturale nel tetto della scuola, questo si vede a vista d'occhio, che deve essere risolto e che dico, gli interventi del tampone ben vengano, ma comunque noi ci attendiamo degli interventi definitivi e risolutivi di un problema annoso che ormai è diventato davvero insopportabile. A questo punto la protesta rientra, lunedì si tornerà in classe? Sì, certamente, io credo che la protesta a questo punto rientrerà, anche perché diciamo, i ragazzi attendevano un segnale oggettivo e questo segnale evidentemente c'è. Noi non vogliamo parlare di protesta come genitori, ma certamente ci sarà molta attenzione affinché, come dire, le condizioni dell'edificio che ospita la scuola siano adeguate ad un normale svolgimento delle lezioni. Su questo fatto saremo molto attenti e non accetteremo ulteriori, come dire, problematiche come quella che è accaduta la settimana scorsa.